una prigione su ruote, così la polizia austriaca descrive questo furgone fermato martedì notte a Vienna. In uno spazio di 2 metri per 3 erano ammassati gli uni sugli altri 24 giovani afghani, quasi tutti sui 17 anni. Una tragedia sfiorata, secondo il portavoce delle forze dell'ordine, convinto che i migranti fossero diretti in Germania. La scena era spaventosa, racconta. Stavano seduti gli uni sugli altri senza avere la minima possibilità di aprire il portellone perché era saldato e i finestrini erano chiusi con delle sbarre di ferro. Erano in trappola. La polizia austriaca ha rafforzato i controlli per bloccare i trafficanti di esseri umani che speculano su migranti e rifugiati. L'autista è sceso dal furgone ed è scappato, spiega Thomas Keiblinger. Alcuni agenti lo hanno inseguito sparando un colpo di avvertimento, ma lo hanno perso. È stato poi catturato grazie a una collega e al suo cane. È un romeno di 30 anni, ora è agli arresti, ma non è stato facile, ha opposto resistenza. A far scattare i controlli, la tragedia è costata la vita a 71 rifugiati siriani. I loro corpi sono stati ritrovati giovedì scorso su un camion abbandonato sul ciglio di un'autostrada austriaca. L'inchiesta ha portato finora all'arresto di 6 persone. Le ultime 2, di nazionalità bulgara, sono state catturate martedì in Austria e in Bulgaria.